Agrigento, nei locali della Caritas, la FIDAPA agrigentina, presieduta da Patrizia Pilato, ha organizzato un convegno sul tema «Le forme della partecipazione femminile al volontariato». Al microfono del videogiornale. La FIDAPA ha voluto organizzare questo momento di incontro dedicato alle forme di partecipazione femminile al volontariato perché riteniamo che comunque le donne siano portatrici di diverse istanze e in particolare la partecipazione attiva delle donne al volontariato rientra perfettamente nel tema nazionale. La FIDAPA ha dedicato ai talenti delle donne quali risorse per lo sviluppo economico, politico, sociale e culturale del territorio. Abbiamo riscontrato che la partecipazione delle donne al volontariato è una partecipazione che conta in Italia circa 2 milioni di risorse, ma è ancora inferiore al numero degli uomini, eppure l'inclinazione e l'attitudine delle donne a qualsiasi forma di volontariato, che di fatto sta a significare semplicemente il prendersi cura di qualcuno, dell'altro in particolare, è assolutamente insita nella natura femminile sin dagli esordi dell'umanità. Pertanto oggi quello che abbiamo voluto fare è stato quello di mettere attorno a un tavolo tutte le organizzazioni di volontariato nazionali, a livello nazionale e internazionale, e in particolare dare voce alle donne che nell'ambito di queste organizzazioni di volontariato mettono il proprio servizio, soprattutto appunto per la cura dell'altro. Quello che oggi vogliamo lanciare è un progetto per la città, un progetto di condivisione della promozione della cultura della cura. Questo è l'obiettivo che oggi si prefigge la FIDAPA e per questo ringraziamo la Caritas che intanto ci ospita nei suoi bellissimi locali, ma ad una tutte le associazioni che oggi sono presenti. Oggi siamo qua insieme alla dottoressa Pilato che ha avuto una brillantissima idea, quella di riunire intorno a un tavolo organizzazioni e associazioni che si spendono quotidianamente con grande prestigio nella nostra società. Il tema è estremamente, diciamo, intrigante, quello della donna e il ruolo della donna nell'attività del volontariato. Ovviamente per noi della Croce Rossa questa non è assolutamente una novità, visto che da noi la Croce Rossa nasce da una simbiosi di attività tra uomini e donne e quindi per noi la parità di genere è una di quelle realtà che è stata già consolidata nel XIX secolo quando nacque proprio la Croce Rossa. Da un punto di vista generale dobbiamo oggi sperare che questa riunione abbia un seguito e che ci permetta nel futuro di poter continuare a dialogare con le associazioni presenti, ringraziando comunque sempre la dottoressa per la brillante intuizione che lei ha avuto. I volontari sono il volto bello della nostra società, è un esercito di volontari silenziosi che ogni giorno spendono il proprio tempo libero, o meglio liberano il loro tempo per metterlo a servizio di chi ha più bisogno. Penso che come Caritas Diocesana questa sia l'occasione giusta per dire il nostro grazie a tutti quegli agrigentini che al di là delle difficoltà che possono essere sotto gli occhi di tutti decidono di credere ancora in un futuro possibile. Credere ancora nel fatto che con l'impegno di tutti si possano davvero migliorare le condizioni di vita di tanti fratelli e sorelle che vivono nel disagio e nella difficoltà. Quindi grazie ai volontari e grazie anche al volontariato femminile che dà sicuramente un tocco in più al nostro servizio, perché la donna riesce a porre nel servizio che svolge quella umanità che è fondamentale per riuscire a toccare il cuore delle persone che vivono nel disagio.